Oggi andiamo a realizzare con questo bellissimo filato della Filati Discount un bellissimo progetto con uno sprone rotondo. Ho scelto questo filato, si chiama Ricchi Nuvola, da 100 grammi, un gomitolo è 100 grammi. Questo è un filato vaporizzato ed è in un gomitolo la composizione è 30% di lana, 70% acrilico, è formato da 200 metri e consiglia ferri dal 6 all'8 e l'uncinetto dal 4,5 al 6,5. Una volta che vi ho dato tutte le indicazioni possiamo tranquillamente iniziare il nostro progetto, sarà molto molto semplice. Ecco qua, io ho già avviato il mio lavoro perché ho fatto il calcolo sulla base del multiplo che ho del mio diagramma che utilizzeremo. Per lo schema ve lo metto nelle info box qui sotto al video, dove potete tranquillamente scaricarvi lo schema, il diagramma. Io vi faccio vedere ogni passaggio man mano di ogni procedimento. Considerate che io ho avviato sulla base dei ferri che ho utilizzato, del numero del 5, io ho avviato, stando al multiplo, 98 maglie. Adesso devo andare a chiudere in tondo, quindi in circolare, mettendo innanzitutto il marcapunto qui all'inizio del lavoro, e vado a lavorare innanzitutto il mio bordino, perché voglio fare prima un bordino piccolino e poi il vero e proprio lavoro. Quindi vado a fare una maglia dritta, la seconda maglia dritta e due maglie rovesce, quindi due dritte e due rovesci il mio bordo sarà. Mettete, prima di chiudere in tondo, mettete ovviamente la parte della catenella che vi trovate qui, tutta quanta all'interno, così vi regolate meglio, e chiudete in tondo. Andiamo ora a procedere con due rovesci, abbiamo fatto due dritti, quindi ora vado con due rovesci e proseguo così a lavorare due dritti e due rovesci per tutto il lavoro, e realizzando il nostro bordino dell'altezza che più desiderate. Dopo aver fatto il nostro bordino, costa 2,2, dobbiamo andare a impostare il nostro lavoro ed è molto semplice. Dobbiamo andare a eseguire la prima maglia a rovescio, la seguente a diritto, facciamo un gettato, una maglia diritta, un gettato, una maglia diritta e una maglia rovescia. E abbiamo concluso la prima sezione, quindi questa è una ripetizione, dobbiamo ripetere dall'inizio, quindi rovescio, diritto, gettato, una maglia diritta, gettato, una maglia diritta e rovescio, e faccio così per il mio primo giro. Una volta concluso il primo giro facciamo il secondo per le maglie, per come si trovano, quindi dove c'è il dritto, dove c'è il rovescio, il gettato, si lavora a dritto. Quindi dove c'è il dritto, dove c'è il rovescio, il nostro gettato lo lavoriamo anch'esso a dritto, quindi finiamo il secondo giro in questo modo. Il terzo giro dobbiamo andare a fare esattamente come il primo, però cambiando un po'. Quindi la prima è a rovescio, la seconda a diritto, facciamo un altro gettato e lavoriamo 3 maglie dritte, 1, 2 e 3. Gettato, una maglia dritta e due rovesci. E quindi ripetiamo questa sezione per tutte le maglie a disposizione. Quindi una maglia rovescia, una maglia dritta, gettato, 3 maglie dritte, 1, 2 e 3, gettato, una maglia dritta e una maglia rovescia. Ripetiamo dall'inizio tutta la sezione, tutte le maglie. Facciamo il giro di ritorno, che è il quarto giro, che è quello lavorato le maglie per come si trovano. Ci rivediamo con il quinto. Ci ritroviamo sul sesto ferro e dobbiamo andare a realizzare gli aumenti come abbiamo fatto prima, con la differenza che la prima la lavoro a rovescio, la prima maglia la lavoro, la seguente maglia a dritto, gettato, lavoriamo 1, 2, 3,
4 e 5 maglie dritte, gettato una maglia dritta e un rovescio. Quindi questa è la ripetizione che dobbiamo ripetere in continuazione, quindi per tutto questo giro. Quindi rovescio, una maglia dritta, gettato, 5 maglie dritte, 1, 2, 3, 4, 5, gettato, una maglia dritta e rovescio. Quindi continuiamo la lavorazione in questo modo, espandendo il nostro sprone per poter avere la sezione delle spalle. Quindi vado semplicemente a continuare la lavorazione in questo modo per tutto il sesto giro. Il settimo facciamo il ritorno, lavorando sempre le maglie per come si trovano, e ci rivediamo sul settimo sull'ottavo ferro. Ecco qua. Ora abbiamo realizzato i nostri sette giri. L'ottavo giro è quello da prestare un pochino di attenzione. Perché? Perché dobbiamo fare un paio di diminuzioni per mantenere il lavoro per un paio di giri in questo modo. Quindi andiamo semplicemente a realizzare questa situazione. Rovescio la prima maglia, il dritto la seconda, facciamo gettato e facciamo la cavallata semplice. Quindi prendo una maglia senza lavorare, prendo la seguente alla lavoro a dritto, quella di prima la cavallo, ok? Quindi una cavallata semplice, poi vado, faccio il gettato e faccio una cavallata doppia. Quindi pesco una maglia senza lavorare, la passo sul ferro di destra, lavoro due maglie dritte insieme, quella di prima la cavallo su quella lavorata e sono due maglie diminuite. Faccio un altro gettato e vado a lavorare due maglie dritte insieme e faccio il gettato, una maglia dritta e rovescio. Questa è la prima sezione di ripetizione per tutto il nostro lavoro. Quindi andiamo a ripetere dall'inizio, quindi rovescio, una maglia dritta, gettato, una cavallata semplice, una cavallata semplice, gettato, una cavallata doppia, una gettato, due maglie dritte insieme, gettato, una maglia dritta e un rovescio. Quindi questa è la ripetizione da fare per tutte le nostre maglie, e facciamo anche il giro nono, che è il ritorno. Quindi ci rivediamo al decimo giro. Come vedete, già il nostro sprone si è già allargato grazie a questi aumenti che abbiamo fatto all'inizio. Ora continuiamo il nostro lavoro per concludere la prima sezione del nostro punto, considerando che si ripete in continuazione, quindi fino alla larghezza che desiderate. Quindi andiamo a fare l'ultimo giro facendo rovescio, dritto, dritto, ok? Quindi questo è il decimo giro, dritto, dritto, gettato, una cavallata semplice, una maglia dritta, due maglie dritte insieme, un gettato, due maglie dritte e un rovescio. E abbiamo concluso la prima sezione. Quindi ora ripetiamo dall'inizio facendo rovescio, due dritti, 1, 2, gettato, una cavallata semplice, dritto, una maglia dritta, due maglie dritte insieme, gettato e due maglie dritte e rovescio. Quindi ripetiamo questa sezione, questa ripetizione per tutte le maglie a disposizione, e facciamo il giro di ritorno, l'undicesimo giro, per poi fare il giro seguente. Una volta che ho realizzato la prima parte, quindi un diagramma, un motivo per intero in altezza, ora finito il giro di ritorno, io cosa vado a fare? Vado a fare tutte le maglie al dritto, perché così abbiamo lo sprone rotondo. Quindi vado semplicemente a lavorare tutte le maglie a diritto per un paio di centimetri, perché poi vorrei inserire anche i rovesci, perché poi successivamente vorrei inserire un altro filato, un altro colore per dare carattere. Quindi vado semplicemente a proseguire la lavorazione al dritto, poi più in là vi faccio vedere anche la divisione per quanto riguarda le maniche.
Se per caso qualcuno volesse avere uno sprone leggermente un po' più grande perché ha una taglia un po' più abbondante, vi consiglio di fare magari uno avvio di maglie un po' maggiore rispetto, magari fate un altro motivo, ok? Quindi invece di farne come me 13, ok, ne fate uno in più, quindi di conseguenza dovete avviare un paio di maglie in più, ok, in base al, al diagramma, al multiplo, quindi un multiplo in più. Oppure fate, per chi vuole una taglia un pochino più comoda, può tranquillamente aumentare il, i ferri, ok? Oppure fare un paio di aumenti successivamente, ora, quando cerchiamo di assestare il lavoro, ok? Quindi avete tantissimi metodi per allargare la taglia. Considerate che questa è una taglia comoda, ok? Che parte da ML. Io continuo la lavorazione e poi vi faccio vedere l'inserimento di, dell'altro colore, come andremo a farlo, perché lo voglio fare gradualmente. Quindi andiamo a continuare la lavorazione. Una volta realizzato, come vedete, una volta realizzato un paio di centimetri per il mio scalfo, quindi per il mio sprone, ok, è abbastanza grande, considerando che tutto quanto è intorno ai 50 centimetri di ampiezza. Io ho fatto per esattamente per 7 cm soltanto la parte della maglia rasata e più il mio motivo che allarga, essendo uno sprone rotondo, allarga tutta la, il mio lavoro. Considerando che lo sprone, quindi la circonferenza dell'apertura, quindi è di 17 cm, e questo è il nostro lavoro. Ora andiamo a piegarlo un attimino insieme, il nostro sprone, per com'è, per così com'è, ok, semplicemente piegandolo, e guardate che meraviglia. Questo sarà la nostra, il nostro sprone ben rifinito, vedete? Questa è la parte dove ci saranno le maniche, questa è la parte del, del corpo. Quindi una, per avere una comodità maggiore, per chi desidera avere una taglia anche maggiore, un consiglio piccolo: non andate a fare altri aumenti, perché come vedete la larghezza è abbastanza ampia. Ma per chi desidera, chi ha una taglia un po' di più, vi consiglio di fare una, un multiplo in più. Quindi invece di avviare le maglie che ho avviato io, avviate un multiplo in più, essendo che c'è il multiplo che dobbiamo considerare, un multiplo in più, e avete il vostro sprone un po' più ampio. Quindi non c'è bisogno di fare più più aumenti qui, ma basta avere uno scollo, quindi uno scollo più ampio, ok? Se avete un po' volete uno scollo un po' più stretto, ok, dovete basta fare un po' di centimetri di collo, quindi della costa 2 a 2 un po' più grande, oppure fate la costa 2 a 2 con i ferri un po' più piccoli e poi fate il vostro diagramma con i ferri di numero maggiore. Questi sono piccoli consigli che vi do per avere uno sprone ben, ben equilibrato. Ora andremo a fare la divisione per quanto riguarda le maniche e andiamo a proseguire intanto la, la lavorazione. E vi faccio vedere anche la divisione come si, si vede. Per vedere la lavorazione, per la divisione della lavorazione, dobbiamo contare innanzitutto tutte le maglie che abbiamo sulle, sui ferri una volta fatto gli aumenti, quindi la parte del, del diagramma. Andiamo a contarle e facciamo la divisione. Avendo io 209 maglie su tutta la su tutti i ferri, ok, cosa devo fare? Semplicemente devo fare la,
È la stessa divisione che andiamo a fare per lo sprone con il raglan, perché dobbiamo ricavare le due parti della manica. Quindi 209 maglie diviso 3 sezioni, ok, e vediamo il risultato. 69,6. Essendo che con la virgola dobbiamo arrotondare, quindi faccio 70, ok? Quindi ora dobbiamo fare 70 diviso 2, perché dobbiamo ricavare la parte della, delle maniche. Quindi 70, quindi la terza parte, noi dobbiamo dividerla diviso 2 e ci fa 35. Ok? Quindi esattamente abbiamo 70 sul davanti, 70 sul dietro, quindi 70 davanti, ok? 70 sul dietro, essendo uno sprone tondo, 35 manica sinistra e 35 manica destra. Per avere una comodità maggiore, essendo che lo sprone è già realizzato in sé per sé perché è rotondo, ok, io cosa vado a fare? Tolgo dai 70, tolgo 10 maglie e li aggiungo alle maniche. Quindi in totale noi avremo 60 per quanto riguarda maniche davanti, ok, 60 sul dietro, 45 manica destra, manica sinistra e 45 manica destra, ok? Quindi 60 60 45 45, questa è la mia divisione, ok, per quanto riguarda lo sprone. Adesso andiamo a mettere i marcapunti per anche per mettere in sospeso le nostre maniche e poi andiamo semplicemente a a lavorare il qua. Siamo all'inizio del ferro, che io cosa vado a fare? Semplicemente vado a fare questa parte dell'inizio, la manica, così questo punto qua verrà l'unione, verrà sotto la la parte della sottomanica. Quindi prendo filo ausiliario e il mio uncinetto per mettere in sospeso le parti delle maniche, che sono 45. Ormai sappiamo fare la nostra catenella per quanto riguarda la sospensione della manica. Io li blocco semplicemente con la catenella, che poi vado a sfilare. Quindi vado a fare un paio di punti, quindi un paio di catenelle, poi vado semplicemente a riprendere il mio lavoro e vado a mettere, chiudendo con le maglie bassissime a catenella, vado a prendere la maglia, prendo l'uncinetto e faccio una maglia bassissima. Quindi continuo con la catenella in pratica, ok? Quindi questa è la mia sospensione delle maglie per quanto riguarda la manica. Come fate da un lato dovete fare anche dall'altro. Quindi ormai questo passaggio lo sappiamo fare e proseguiamo ad avere 45 maglie in sospeso. Quindi una volta messe 45 maglie sulla catenella, vado a realizzare 2 o 3 catenelle in più, taglio il filo in eccesso perché non mi serve, quindi taglio il filo, faccio il mio, tiro il cappietto, ok, tiro il filo e faccio il cappietto che deve rimanere, perché da qui dobbiamo sfilare. Una volta fatto questo, cosa vado a fare? Dobbiamo riunire la situazione, quindi la manica, solo che prima di riunire, io cosa vado a fare? Vado semplicemente a fare un paio di maglie qui all'unione, quindi vado a realizzare 5 maglie in più, 1 2 3 4 5, 5 maglie penso che mi bastano. Quindi se volete una maggiore larghezza per quanto riguarda la parte del corpo, fate un paio di aumenti qui del sottomanica, quindi prima dell'unione. Se vi basta la circonferenza sia della manica che del corpo, vi fermate semplicemente in questo modo, quindi andate a fare l'unione senza fare gli aumenti. Proseguo la mia lavorazione facendo 60 maglie dritte e poi metto altre 45 in sospeso per quanto riguarda la manica. Una volta raggiunto il sottomanica, il primo sottomanica, io cosa vado? Vado a mettere il marcapunto, perché qui abbiamo iniziato la nostra lavorazione, quindi il marcapunto serve. Rimetto il marcapunto e vado a lavorare le maglie aumentate
continuo semplicemente a lavorarle a maglia dritta, a maglia rasata. Perché? Perché poi successivamente, verso la fine del nostro lavoro, io vado a inserire un colore diverso. Quindi vado semplicemente a continuare la nostra lavorazione e vi faccio vedere anche lo sprone chiuso. Ecco qui il nostro sprone è chiuso, come vedete il sottomanica è chiuso ormai. Vi faccio vedere anche l'altezza del di tutto il lavoro, così avete una maggiore un'inquadratura maggiore più che altro. Quindi distendiamo il nostro lavoro per potervi far vedere i centimetri. Sono esattamente 17 centimetri. Ok, quindi se volete maggiore questa parte maggiore, per quanto riguarda una taglia maggiore, basta fare un paio di giri di maglia rasata prima di chiudere la manica, mettere in sospeso la manica, basta fare un paio di giri in più. Ok, quindi come vedete lo sprone rotondo è molto molto semplice da realizzare. Ora andiamo a lavorare come lavoriamo la parte del raglan. Quindi andiamo a lavorare il corpetto, quindi la parte del corpo, e poi riprendiamo le maniche successivamente e andiamo a lavorarle dopo. Intanto andiamo a lavorare il corpo e più avanti vi faccio vedere l'inserimento del colore che ho scelto. Ecco qua, il mio piccolo sprone è realizzato, ho fatto un paio di centimetri per quanto riguarda la parte del corpo, come vedete. Ora vi dico anche i centimetri, così vi regolate anche come grandezza, come lunghezza. Vi dico anche i centimetri che ho fatto, visto che andiamo a cambiare un paio di cose. Se volete allungare la taglia o non volete, o volete seguire le mie indicazioni, considerate che sono 10 cm dal sottomanica fino al corpo. Ok, sono 10 cm che ho realizzato dello schema del diagramma semplice. Ok, quindi realizzato 10 cm, ora vado ad aggiungere un colore nuovo. Intanto vi faccio vedere il colore che voglio aggiungere io a questo bellissimo sprone, ed è questo qui della Colora Soft di Tre Sfere. Ok, questo qua ne prendo due gomitoli, lo lavorerò insieme, essendo che devo arrivare allo stesso spessore del mio filato che sto utilizzando ora. Quindi lo doppio e farò lavorerò con due fili contemporaneamente. Quindi iniziamo subito. Lavorerò intorno ai 10-15 cm con questo colore e poi cambierò di nuovo il colore e aggiungerò questo, sempre della Colora, sempre doppiato, aggiungerò un colore un po' più scuretto, ok, per la fine. Quindi questi saranno i miei tre colori, molto molto soft, molto 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 tenui. Quindi procediamo tranquillamente a cambiare il colore. Prima di cambiare il colore del giallino, vi leggo un attimo l'etichetta del Colora Soft che sto per utilizzare. Considerate che questo è il giallo ed è formato da 50 grammi il gomitolo, è 100% acrilico, e in un gomitolo ci sono ben 140 metri. Consiglio l'utilizzo dei ferri 3,5 al 4. Io, essendo che sto lavorando con il 5, devo raggiungere lo spessore del 5, quindi lo lavorerò doppiato. Ok, quindi queste sono le indicazioni del Colora Soft. Quindi inizio tranquillamente a finire il mio giro, innanzitutto perché devo arrivare al marcapunto di inizio nuovo giro, e quindi cambiamo il colore. Il colore e il gomitolo si cambia facilmente, quindi passo il marcapunto, ok, prendo il colore giallino, lo metto direttamente nel lavoro, vedete, e vado a realizzare le maglie semplicemente continuando la lavorazione, semplicemente continuando il giro. Ok, quindi si prosegue così fino ad arrivare 10-15 cm. Ok, e poi cambieremo allo stesso modo anche l'altro colore. Come vedete, molto molto semplice. Ecco qua, quindi continuo, essendo in maglia rasata, continuiamo la lavorazione in maglia rasata. Ecco qua, questi sono i colori bellissimi che ho scelto per il corpo. Vi faccio vedere anche la parte del sottomanica fino a giù, fino al bordino, quanto centimetri misura, così vi fate un'idea un po'
maggiore rispetto a dirvi così. Quindi dal sottomaniche fino a giù sono esattamente 46 centimetri. Ora vi giro il modellino così vedete anche la parte della, del mio lavoro. Quindi questa è anche, vedete, la parte del, del mio sprone rotondo, e questa è la manica che ancora dobbiamo riprendere. Quindi ci sono ben tre colori: il panna, il giallo e il giallo ecru. E poi di nuovo ripresa con il panna per fare il bordino di sotto la costa 2 a 2, come vedete. Quindi ho cercato di alternare le due righe per poter inserire la lavorazione molto meglio, così non ha un distacco, essendo che sono colori belli accesi. Volevo una gradazione con questi fatti con due separati, alternando i due colori. Quindi innanzitutto ho fatto 10 cm dal sottomanica a giù, ho realizzato 10 cm con il panna, poi ho cambiato colore, ok, e ho fatto con il giallo per altri 10 cm che corrispondono a 18 ferri nel mio caso, però in base alla mano, in base al filato che utilizzate, questi giri possono cambiare, possono variare. Quindi per me sono 18 giri che corrispondono a 10 cm, ok? Poi ho fatto un giro di colore scuro, quindi di giallo ecru, poi di nuovo il giallo, poi di nuovo una riga di giallo ecru e poi due righe di giallo, e poi ho continuato la lavorazione per altri 10 cm con il giallo ecru, con quello più scuro in pratica, e ho fatto la stessa alternanza, ho fatto anche sotto, e ho fatto, ok, la lavorazione con il giallo, proseguendo poi successivamente a lavorare tutto il bordino con il panna. Ora, una volta visto la parte del nostro sprone, del nostro corpo, della nostra lavorazione, possiamo passare a vedere come poter fare la nostra manica. L'ho già completata e come vedete l'alternanza dei colori è la stessa del corpo. Ho cercato di mantenere la stessa gradazione, lo stesso distacco, però con centimetri diversi. Vi misuro la lunghezza di tutta la manica, che dal sottoascella fino a giù sono esattamente 39 cm. Quindi tutta la manica misura 39 cm. Ogni fascia, la prima fascia, questa di panna, sono sempre 18 cm, 18 ferri che corrispondono a 10 cm. Questi di giallo sono esattamente, ora vi dico, sono esattamente 8 cm che corrispondono per me a 14 giri, quindi 14 ferri. Poi ho fatto il ferro, uno di ecru, poi uno di giallo, di giallo ecru, poi di nuovo due di giallo, questa volta due di giallo, e poi di nuovo 14 ferri, 14 giri di giallo ecru. E così ho alternato, quindi ogni striscia di giallo è di 14 ferri che corrispondono a 8 cm. E poi ho concluso la nostra manica realizzando il bordino con il colore cru. Non sono andata a fare nessuna diminuzione perché volevo una manica molto comoda, perché non mi piacciono troppo stretti, sagomati, soprattutto per una donna. Quindi ho preferito fare la manica classica e non fare nessuna né aumenti né diminuzione. Quindi sono andata dritta e la manica viene larga ma non eccessiva, quindi abbastanza giusta. Quindi ora passiamo a riprendere, possiamo prendere i nostri ferri e andiamo a vedere come procedere a fare l'altra manica. Quindi riprendiamo i nostri ferri in mano e andiamo a individuare la parte della, della nostra codina che abbiamo lasciato. Quindi questa qua, essendo che c'è il cappietto, da qui devo iniziare a sfilare. Quindi da questo lato devo cominciare a riprendere. Prendo i miei ferri e vado a riprendere le mie maglie, che sono quelle che stanno nella sezione tra il blu, vedete che c'è la, parte della catenella, ma nel mezzo della catenella c'è il bianco. Quindi vado a riprendere esattamente questi qua sul ferro, tutte le maglie della manica.
Una volta riprese le maglie, tutte quante sul ferro, cercate di riprenderle tutte, non fatene perdere nessuna, perché altrimenti sfilando poi, se ne perdete qualcuno, il lavoro viene veramente con qualche buchino e cerchiamo di evitare. Una volta riprese tutte le maglie della manica, andiamo a vedere come si procede. Una volta riprese le nostre maniche, le nostre maglie tutte quante sul ferro, possiamo tranquillamente andare a sfilare questa codina innanzitutto e iniziare a sfilare tutto il nostro lavoro, cioè tutta la nostra catenella più che altro che abbiamo fatto in precedenza per mettere in sospeso le nostre maglie delle maniche. Quindi vado semplicemente a sfilare, quindi vado a sfilare la catenella. Ecco qua. Tiro semplicemente il filo e la catenella si sfilaccia, quindi si sfila automaticamente. Quindi, una volta che abbiamo tutte le maglie sul ferro, cosa dobbiamo andare a fare? Se noi andiamo a chiudere direttamente il nostro lavoro, si forma sotto l'ascella, si forma un buco, perché qui io ho aumentato 5 maglie, quando abbiamo unito la parte del davanti e del dietro. Quindi, essendo che questo buco avete due scelte per poterlo chiudere: o lo fate con l'ago successivamente una volta finita la manica, però prima di chiudere la manica, ok, dovete aumentare le stesse maglie che avete aumentato qua e poi chiudere con l'ago, oppure direttamente con i ferri come faccio io, e ora ve lo faccio vedere. Innanzitutto dobbiamo con i ferri riprendere le maglie che abbiamo qui a disposizione, vedete queste qua. Perché le riprendiamo? Perché così chiudiamo la parte mancante delle maglie, quindi senza aumentarli li riprendiamo dai ferri, ok? Quindi prendo una maglia da qui, dal lato, lateralmente, poi vado a prendere direttamente la maglia aumentata, quindi ne prendo due. Se vedete che avete uno spazio prendendo questo, vedete, se io prendo questa maglia, vedete che tra una maglia e l'altra c'è troppo spazio. Io cosa vado a fare? Vado a prendere tra una maglia e la maglia aumentata, vado a prendere un'altra maglia, qualsiasi, è indifferente. Poi vado a prendere la maglia aumentata, un'altra maglia aumentata ancora. Quindi, alla fin fine, noi abbiamo ripreso 4 maglie. Ok, quindi una volta fatto questo, cosa devo fare? La stessa cosa che ho fatto con il primo ferro, devo fare anche dall'altro lato dei ferri. Quindi giro il mio lavoro in modo tale che mi permetta di riprendere le mie maglie e vado a prendere la prima maglia, è questa, ok, del lavoro. Oh, ho preso male. Quindi è questa la prima maglia, ok? La metto sul ferro. Ora vado a prenderne un'altra in questo modo e vado a prendere le maglie aumentate, quindi una, due. Quindi abbiamo aumentato anche qui da 4 maglie. Una volta aumentate anche qui 4 maglie, cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo iniziare il nostro lavoro, quindi la nostra lavorazione. Vado a tirare il ferro di destra perché mi serve per lavorare. Poi qua ho la maglia messa male, ripresa male, ok. Poi cosa vado a fare? Essendo che le maglie abbiamo a disposizione sul ferro di sinistra, io vado a prendere il mio filo di lavorazione che è il panna, ok? Vado a inserirlo nella lavorazione lavorando semplicemente la maglia per come si trova, quindi tutta quanta al dritto, perché la lavorazione è tutta quanta dritto. Quindi vado a fare la prima maglia dritto, metto il mio marcapunto che mi divide la parte dell'inizio del lavoro, così non me lo confondo. Quindi metto il mio marcapunto sul ferro, ok, e vado semplicemente a proseguire la lavorazione semplicemente seguendo le maglie per come si trovano, quindi dritto sul dritto, perché abbiamo la lavorazione che va al dritto, ok? Quindi lavoriamo in tondo in pratica. Dopo aver fatto 18 ferri andiamo a cambiare la lavorazione, quindi cambiamo il colore e proseguiamo come abbiamo fatto sul corpo, facciamo anche sulla manica. Io in questo caso, come vi ho detto prima, non aumento, non diminuisco, ma per chi volesse fare una manica sagomata, vi lascio nell'info box
i video, le linee guida che ho fatto, la scuola di maglia che ho realizzato, vi lascio anche quella lì, così potete tranquillamente andare a visionare il video tutorial e potete tranquillamente riuscire a fare il vostro calcolo per quanto riguarda la manica sagomata. Sagomata in che senso? Sagomata vuol dire che partite a fare le diminuzioni arrivate al polsino bello stretto. Io invece non andrò a fare né diminuzioni né aumenti, ma farò la manica dritta. Quindi proseguiamo così la lavorazione fino alla fine della maglia. Una volta riprese queste maglie, tutta la lavorazione è molto molto semplice, perché non dobbiamo fare niente di che. Dobbiamo semplicemente seguire la lavorazione, perché già ci porta alla fine. Quindi vado, una volta che è finito il giro, vado semplicemente a tirare il ferro, ok? Essendo che sto lavorando con la tecnica Magic Loop, vado a tirare i vari ferri, ma si può fare tranquillamente con la tecnica il gioco di ferri, quindi con quattro ferri a doppia punta, oppure direttamente fare con i ferri quelli piccoli corti. Quindi, essendo che qui è la mia prima maglia e si allarga, io cosa vado a fare? Vado a prendere la maglia della la codina e più la codina del filato, ok? E lavoro questa, la prima maglia che abbiamo realizzato, la lavoro con due codine, ok? Così blocco il lavoro, passo il marcapunto, lascio la codina del filato, ok? La codina, e lavoro semplicemente il dritto. Quindi vado a continuare la lavorazione senza fare niente di che. Abbiamo chiuso la lavorazione, il buchino che c'è sotto, al di sotto l'abbiamo già chiuso, come vedete. Ora è tirante perché ho il ferro che lo tira, però abbiamo chiuso tutta la lavorazione. Quindi prosegue semplicemente a lavorare tutte le maglie dritte per come si trovano. E finiamo la lavorazione con il bordino a coste 2-2. Dopo aver fatto i nostri 43 cm di manica. Ecco qua, il nostro lavoro è concluso. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Vi dico un paio di cose che abbiamo realizzato in questo tutorial prima di lasciarvi. Abbiamo iniziato dal collo, partendo facendo la nostra costa 2-2. Poi ho iniziato a fare il nostro diagramma che ci permette di realizzare lo scollo rotondo, e abbiamo fatto la divisione. Una volta finito il diagramma, abbiamo fatto la divisione della parte davanti e dietro le maniche. Piccolo consiglio per chi volesse fare uno scollo un po' più stretto, un piccolo consiglio: fate o un multiplo in meno, ok? La stessa cosa se dovete aumentare un po' di più lo sprone, fate un multiplo in più, ok? Perché alla fin fine lo sprone vi forma la parte del petto, ok? Quindi chi volesse raggiungere la parte dello scollo un po' più, quindi una misura in più, ok? Una volta finito il bordo, aumentate le maglie in modo tale che avete o uno o due multipli in più. È un piccolo consiglio. Quindi poi, una volta fatto la divisione tra le maniche e il corpo, il davanti e il dietro, mettiamo le maniche in sospeso e andiamo a lavorare la parte del corpo. Una volta anche qui finito il corpo, abbiamo ripreso la manica, abbiamo realizzato questa bellissima lavorazione sia sul corpo che sulle maniche, di alternare i nostri colori. Ovviamente questo modello si può fare tutta a un colore unico, ma io ho preferito realizzarvi questa piccolo, vi ho cercato di dare anche una lettura diversa, inserendo anche altri colori. Il prossimo progetto molto probabilmente sarà l'inserimento di tutta la lavorazione, su tutta la lavorazione, anche il diagramma. Quindi, essendo che abbiamo fatto tantissime maglie molto semplici, ora cerchiamo di aumentare il livello e andiamo a realizzare qualcosa di molto più particolare. Spero che questo progettino vi sia piaciuto, anche perché è molto semplice, essendo che abbiamo lavorato tutto dritto. Spero veramente che questo progettino vi sia piaciuto. Io vi ringrazio per la partecipazione.
Vi ricordo che di iscrivervi al mio canale qualora non lo siete ancora, di attivare la campanella per non perdervi nessun altro tutorial e noi ci vediamo con tantissimi altri progetti. Ciao!